Zielinski. Una prima finta, il tiro, Pavo, gol! Il vantaggio del Brescia lo porta. Molto bello il passaggio teso, tesissimo di Di Fulvio al compagno di squadra. E adesso Zalanchi. Finte ripetute, il tiro che passa tra le mani di Vincenzo Dolce, cerca compagni liberi, Presciutti, Dolce ancora. Mentre intanto c'è il fallo di Velotto. Il tiro alla rete di Vapeschi, diagonale precisissimo. Terza superiorità per il Recco, ancora Figlioli. Scarica lateralmente a Cannella, tutta una batteria di gran tiratori dal perimetro. Ivovic, finte ripetute. E pur centrale. Azione offensiva, Cannella sul perimetro. Una prima finta, cerca con lo sguardo Allo che preferisce il passaggio laterale a Di Fulvio, ancora Cannella che va al tiro ed è la quadrella, palla sotto il 7 per Zoremme che ha buon gioco perché la gabbia costruita intorno a Bicari è efficace. Ai cardi e qui c'è il rigore, fallo di Renzuto contro Tesanovic, duello tutto montenegrino e piazza completamente il giovane gol di Ivovic del 4-2. Vapeschi, Dolce, esce in disturbo Icenic, il tiro di Dolce, sta filata a Brescia, come il nostro Paolo ci ha ricordato in grafica, Alesiani, Presciutti, Renzuto, il tiro immediato, e questa volta c'è il pareggio del Brescia con Secomma, sono i due giocatori del Brescia, rischio definitivo. Di Fulvio, Zalanchi che è salito in cielo a prendersi questo pallone, lo scarico per Ivovic che deve addomesticare la sfera, il tiro di Fulvio e la rete del Recco. Quindi Luongo, palla Dolce, prima le finte ancora per Luongo nell'angolo, ancora Vincenzo Dolce, Renzuto, il tiro che prende sullo spostamento del lungo, rapidissima superiorità. Ligure, Figlioli per Zalanchi, il palleggio prosegue, l'ungherese entra nei due metri, ancora Figlioli, una finta, lo scarico per Younger, il tiro, palo gol! E l'australiano firma il turba Ecenike, Luongo, Presciutti, entra, arriva fino davanti alla porta di Del Lungo e arriva il pareggio di Cristo. Lo scarico ancora per Di Somma. Dolce, l'entrata di Alesiani, la palla però viaggia ancora sul perimetro, Vapeschi, Dolce al centro e arriva il gol di Gitto, sotto la traversa il Conziani con le reti di Vapeschi, poi è sempre stato il Recco a comandare, adesso nel pozzetto va Vicari, fallo su Aicardi, la rete di Younger, immediato il pareggio, dato anche un po' una lettura al colui che è stato il proprio portiere per una vita in casa bresciana. Lazic il fallo detto in affondamento su Aiknova, il duello tutto montenegrino e nonostante sia uscito incontro all'attaccante Renzuto, Dolce, poi Vapeschi, ancora Dolce, Renzuto, Selva di braccio davanti a lui, Dolce e gran palla sul, che si appoggia sul palo quarto, Younger, Cannella,